Ciao Frataroni, lo sapete qual è il tratto più extreme di Villada? Adesso lo andiamo a scoprire insieme. Partiamo qua da Via Salaria, dall'ingresso di Via Salaria, vi lascio comunque la posizione su Google, sotto in descrizione, ed entriamo dal lato del chiosco. Ciao Antonio, vieni con noi! Questo è lo stesso ingresso che abbiamo visto la volta scorsa. Nel video di Villada, il flow più semplice che abbiamo trovato. Vi lascio naturalmente il link in descrizione. Rifacciamo la stessa strada, quindi costeggiamo la parte esterna di Villada, lato Salaria. Alla nostra destra lasciamo il Pratone. E come sempre, adesso acceleriamo un attimino il video. Allora, questo secondo noi è il trail un pochino più tosto di Villada, proprio perché ci sono un paio di punti dove si biforca e sulla destra prosegue anche abbastanza difficile, a destra diventa una radiciaia, quelli che molti conoscono come radici cavalli su Trail Fork. Quindi la parte di sinistra, che ve la mostro comunque, vi splitto lo schermo e ve lo faccio vedere, è una radiciaia abbastanza impegnativa fatta da gradoni di roccia. E in condizioni di invernali viscido è una trappola, mentre la parte destra comunque è sempre abbastanza complessa, ma un pochino più morbida, ecco, non ci sono grosse difficoltà tecniche tipo radicioni o rocce, però è sempre comunque stretta e ripida. Adesso acceleriamo fino al maneggio. Perfetto, qui passiamo alla sinistra del maneggio, come per andare verso il trail, quello flow che abbiamo visto l'altra volta. Comunque ve lo lascio in descrizione, sotto in descrizione, questo qua in alto, come vedete qui sulla sinistra. Noi invece andiamo dritti, costeggiamo la casupola qua con il fienile, perché l'altro trail si trova poco più avanti sulla sinistra. È poco segnalato. Però basta fare un po' di attenzione, eccolo qua sulla sinistra, e si entra dentro. Manica lunga. C'è qualche rovo all'inizio e c'è una piccola variantina a causa di un albero caduto, eccolo qua. Qua più avanti c'è un piccolo saltino evitabile sulla destra, con la chicken line, ve lo mostro in descrizione, ve lo evidenzio con l'infografica. E si parte. Tutto abbastanza guidato, eccolo qua, saltino, off flow sulla destra. Ecco guidato, radici, eccolo, abbastanza frequentato anche da cross country ski. Radino, qua si biforca, se si va a sinistra si passa verso la radiciaia, eccola qua. Noi andiamo dritti e la facciamo un pochino più semplice. Prudenza, break, 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 ok, e qua Ciao. si riunisce, No, vai. allora, qua si stringe, attenzione, ecco qua, si stringe, dopodiché andando dritti è sempre abbastanza morbida, qua attenzione perché ci sono tante persone che escono di corsa e qua sbuchiamo al laghetto, è abbastanza impegnativa, non è per tutti, fate molta attenzione, seguite le altre nostre guide sui trail, vi lascio comunque il link sotto in descrizione. Se questo video vi è stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale naturalmente. Ciao Antonio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.